per storia, per tradizione, per cultura. Portogruaro come città deve moltissimo alla Serenissima di Venezia, ma il derby tra le granate e l'arancio nero verdi non potrà mai essere normale, tantomeno alla terz'ultima giornata di Serie C, con le ragazze di Mister Moretin che vogliono i decisivi punti per acquisire la salvezza. Invece arancio nero verdi che arrivano con lo scopo di onorare fin in fondo il loro campionato, una squadra fortissima, quella di Mister De Bortoli, uscita però anzitempo dalla lotta a promozione. Zuanti sterza su Matiz, la sua conclusione però è bloccata da Comacchio. Sarà protagonista la giocatrice numero uno del Portogruaro in questa partita. Dalla Santa mette il turbo poco dopo, sinistro e deviazione ancora di Comacchio, stavolta coi piedi, alla Garella a dire di no alla numero 8 del Venezia. Poi Zuanti ancora, Comacchio a respingere, di pura reattività questa parata di Elena Comacchio, e già tre grandi occasioni per l'arancio nero verdi sventate dal portiere del Portogruaro. È un primo tempo tambureggiante quello del Venezia, con un Portogruaro sporadicamente che si fa vedere in avanti. Qui Gallo cerca la conclusione da posizione defilata ma non trova la porta. Gallo che fa coppia con Feletti al ritorno in campo, così come al ritorno in campo anche Scudelar, ma il Venezia fa la partita. Qui Dalla Santa, finta secca su Patriarca, ancora Comacchio tira giù la sala cinesca, non può farci nulla la numero 8 ospite. Calcio d'angolo qui per il Portogruaro, con colpo di testa da parte di Battaiotto, nessun problema però per Pinel, ma è un assalto delle arancio nero verdi. Qui prova ad infilarsi Della Santa, il suo diagonale non è abbastanza forte e preciso, riesce a bloccare Comacchio. Vanno a vuoto qui le due centrali del Portogruaro, può involarsi Zuanti, palo, ma guardate cosa succede. Prova a rinviare Matiz, però pallone raccolto da Della Santa, si porta a spasso tutta la difesa del Portogruaro, altro mancino, altro palo alla sinistra di Comacchio, porta che sembra stregata per il Venezia, che però poco dopo va in vantaggio. Finta da parte di Zuanti, che riesce a eludere la marcatura di Patriarca, appoggia in rete l'1-0, gol di pregevolissima fattura, quello di Alice Zuanti, sedicesimo in campionato per lei, 1-0 per il Venezia, meritato a fine del primo tempo. Con le immagini di Gabriele Zioni andiamo alla ripresa. Marangona al secondo minuto, diagonale vincente, 2-0 per il Venezia, partita che si incanala verso il capoluogo della regione. Marangon, altra stella della formazione di De Bortoli. Poco dopo però ancora Della Santa, manca solo lei tra le grandissime giocatrici del Venezia a dover trovare il gol, ma ancora guardate Comacchio che respinta sulla numero 8, miglior marcatrice delle arancio nero verdi. La migliore occasione del Portogruaro al sedicesimo, cross di Furlanis per Feletti, grande risposta però di Pinel, ed è probabilmente il momento in cui si spengono le residue speranze del Portogruaro di poter rientrare anche con sé con fatica in partita. Da lì in poi è monologo veneziano, sterza Zuanti, pallone però col sinistro calciato di poco alto. Poco dopo però arriverà il gol del Venezia e lo vediamo qui. Discesa di Della Santa, stavolta il diagonale è vincente, nulla da fare per Comacchio. 3-0, 26esimo gol in campionato per Elisa Della Santa, giocatrice di classe superiore, miglior marcatrice, dicevamo, dell'arancio nero verdi. Qui Feletti cerca la prima gioia personale nel girone di ritorno, ma sarà Pinel a esaltarsi poco dopo. Guardate qui, Furlanis trova anche un buon tiro dal limite, eccezionale la risposta dell'estremo difensore veneziano sulla conclusione di Furlanis diretta sotto la traversa. Il capitano del Venezia va a complimentarsi con lei esultando come per un gol. Portogruaro che nel secondo tempo gioca con più scioltezza, Furlanis al 45esimo prenderà anche un palo su calcio di punizione, risultato che però ormai è acquisito, e Portogruaro che si giocherà la salvezza contro due squadre del Trentino Alto Adige, prima Trento e poi Unterland Amen. Taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But it don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride.